di essere in Antartide. Potrei prendermi un raffreddore. È normale se ti metti a dormire in un posto come questo. Dormire? Oh, devo essere svenuta un'altra volta. Immagino che tu sia rimasto fermo a guardarmi dormire con occhi pieni di lussuria. No, per nulla. Allora cosa? Ti sentivi accaldato? Euforico? Comunque, perché sei svenuta? Non ne ho idea, so solo di essere svenuta. La signorinella tenebrosa deve aver fatto di nuovo qualcosa di stupido. Ah già, quando la tua personalità cambia, cambiano anche i tuoi ricordi. Proprio così, condividiamo le stesse conoscenze, ma non gli stessi ricordi. Non parlarne come se fosse un difetto, è un vantaggio piuttosto. Cioè andiamo, posso ricordare cose che lei non può. In altre parole, valgo per due. Io invece penso che tu valga la metà. Oh. Comunque, sai dove è il mio amato? Dimmelo, ti ammazzo. Credo che Togami sia da qualche parte a indagare da solo. Tutto solo suo letto? Immagino di sì. Lo sapevo, come pensavo. Dopotutto sono un'esperta quando si tratta del mio cavaliere bianco. Devo sbrigarmi, il mio cavaliere bianco deve sentirsi proprio solo. Fukawa corse via dalla stanza, lasciandosi dietro la sua risata maledettamente inquietante. Accidenti, mi sono dimenticato di chiederle di quella foto. Anche se dubito che Genosider mi avrebbe detto qualcosa di utile. Per di più, in questo momento ho cose più importanti di cui preoccuparmi. Tipo il motivo per cui Fukawa è svenuta. Non può essere stata una semplice coincidenza, deve essere stato provocato da qualcosa in particolare. C'è il coso aperto qua. Una delle celle frigorifere è aperta. Erano tutte chiuse l'ultima volta che sono stato qui, ne sono sicuro. Deve essere quella la ragione. Ah. Per la quale Fukawa è svenuta. Kirigiri! Beh, mi ha risparmiato la stanza per andarla a cercare. Scusa se ci ho messo tanto. Stai meglio ora? Mi dispiace di averti fatto preoccupare. Non c'è bisogno di scusarsi. A ogni modo, Neji, questa stanza... questo luogo... sembra un obitorio. Sì, è così. Allora avevo ragione. Fukawa ha perso i sensi perché ha guardato all'interno della cella frigorifera. Come fai a sapere che era svenuta? Poco fa ho incontrato Genosider nel corridoio. Credevo avesse starnutito, ma ora che ho visto questa stanza comprendo cos'è avvenuto veramente. Con l'intento di esaminare la stanza ha aperto quella cella frigorifera. E dopo aver visto il cadavere al suo interno è svenuta. Certo che quella ragazza dà sempre problemi. Comunque rimettiamo il corpo al suo posto. Non possiamo lasciarlo qui fuori. Già. Dammi una mano, Neji. Kirigiri si avvicinò alla cella frigorifera, appoggiò la mano sullo sportello e si fermò. Che c'è? È meglio se aspettiamo un po' prima di rimetterlo nella cella frigorifera. Cosa? E perché? Perché questo cadavere appartiene a Mukuri Kusaba. Mukuri Kusaba? Sul serio? Il corpo di Mukuri Kusaba è dentro quella cella frigorifera? Immagino sia stato portato qui durante il processo di classe, come è accaduto le altre volte. Allora è stato il burattinaio? Siccome non pensava che avremmo rivisto il processo di Mukuri Kusaba... molto probabilmente sì. A ogni modo posso finalmente esaminare il suo corpo. Giusto, prima dell'ultimo processo non aveva avuto il tempo. Inizierò subito ad esaminarlo. E questa volta troverò la prova di cui abbiamo bisogno per incastrare il burattinaio. Quindi io cosa dovrei fare? Aspettare qui? Una volta che l'ho finito ti dirò cosa ho scoperto. Aspettare qui, eh? Esaminiamo il corpo. Queste celle frigorifere servono a contenere i cadaveri. Non ho il coraggio di guardarci dentro. Ok, chiediamo a Kirigiri cosa ha visto allora. Vorrei sapere cosa ha da dire Kirigiri su quella foto di gruppo. Dopotutto lei c'era nella foto. Ehi Kirigiri, se non è di intralcio per la tua investigazione, vorrei chiederti una cosa. Sì? Riguarda l'annuncio di Monokuma di poco fa. Se ti riferisci a quella specie di indizio, non ci sono andata? No? Come mai? Un indizio da lui e in un momento del genere non può essere altro che un tentativo di confonderci e depistarci.
In aggiunta voglio risolvere i miei misteri da sola, senza alcun aiuto da parte sua. Sì, è comprensibile. Avrei voluto sapere cosa ne pensava, ma immagino che non sia possibile. Dal modo in cui si comporta, non riesco a immaginare che stia cercando di ingannarmi. Quindi questo significa che quell'immagine è davvero una trappola del burattinaio? Sì, deve essere così, altrimenti non avrebbe alcun senso. Vorrei sapere cosa... Ah, no, niente. È sempre la foto, io volevo esaminare il cadavere a questo punto. Magari adesso me lo fa fare. No. Le celle frigorifere se le esamino. Ma quelle a destra sono spente. Probabilmente le spie indicano quali celle sono in uso. Le spie indicano le celle che sono in uso. Contando anche quella che contiene il corpo di Mukuri Kusaba, le celle con le spie illuminate sono 9. 9. 9 spie illuminate? Ma sono state 10 le vittime. Ci sono state Maizono, Enoshina, Kuwata, Fujisaki, Mondo, Seles, Yamada, Ishimaru, Sakura e Mukuro. 10. Quindi manca un corpo. Ok, penso di aver fatto tutto quello che potevo in questa stanza, magari. Usciamo. Non posso andarmene, non ancora. Che devo fare? Ho visto. Ah, i teli forse. Credo di aver già visto questi teli di plastica da qualche parte. Sono uguali a quello che c'è nel capanno. Inoltre su quello vi era stampato laboratorio di biologia, vero? Vuol dire che il telo di plastica usato per mascherare l'ora del decesso durante lo scorso processo di classe proviene da questa stanza, non ci sono dubbi. Ho finito, Neji. Di già? Sei stata veloce. A lavorare con calma sono bravi tutti. E farlo velocemente che richiede abilità. Anche la mia spiegazione sarà veloce. Allora, cosa hai scoperto? Ho seguito una scrupolosa analisi delle ferite del cadavere e delle tracce di sangue presenti sul corpo. È molto probabile che le ferite all'addome e sul retro della testa siano state inflitte post mortem. Quindi è morta per le ferite varie. Ed è morta... Cosa? A causa dei danni causati dall'esplosione è difficile averne la certezza. Ne sono quasi del tutto sicura. Dico la mia teoria dopo che finisce, perché magari spiega meglio. Quindi in sostanza nessuna di esse può essere stata la causa della morte. Allora la vera causa della morte? A causa di gravi danni causati da un'esplosione, l'identità del deceduto è ignota. L'esplosione è avvenuta post mortem. La vittima ha ricevuto una singola pugnalata all'addome che è arrivata fino alla schiena. Ci sono tracce di un trauma visibile sul retro della testa della vittima, che sembrano essere state causate da un colpo inferto con un oggetto cilindrico all'incirca dallo stesso diametro di un tubo di ferro. In aggiunta ci sono numerose ferite visibili su diverse parti del corpo della vittima. Tuttavia queste ferite non sono state inflitte nei giorni scorsi ma in precedenza, quindi se sono le ferite la causa della morte vuol dire che è morta da tanto. Morta è Mukuro. O magari non è Mukuro, è un cadavere finto. E Mukuro è ancora vivo. E in quel caso potrebbe essere il burattinaio. Rimangono solo le numerose ferite sul corpo, ma credevo fossero vecchie. Non c'è scritto da nessuna parte che fossero ferite vecchie. Cosa? Il Monkuma File dice semplicemente che queste ferite non sono state inflitte nei giorni scorsi, ma in precedenza. C'è qualche differenza? C'è una grossa differenza, soprattutto in ciò che implica ognuna di quelle frasi. Sembra aver fuso le parole inflitte in precedenza con vecchie ferite. Ma sapendo così si è entrato in un vicolo cieco. La parola vecchie ferite implicano che non hanno nulla a che fare con l'omicidio, non è così? Dici che non è così?
Ma il Monokuma File ci è stato dato subito dopo il suo omicidio, no? E il Monokuma File lo fa Monokuma, può scriverci quello che vuole. Teoricamente non aveva nemmeno scritto che la causa del decesso di Sakura era il veleno. Quindi delle ferite inflitte svariati giorni prima di quel momento non sarebbero potute essere la causa della morte. E se l'omicidio stesso non fosse avvenuto in questi ultimi giorni? Eh? È una possibilità, giusto? Una possibilità. I detective non hanno superpoteri. Non possiamo osservare la scena del crimine e scoprire la verità seduta stante. Al contrario, i migliori detective inizialmente considerano numerose possibilità. Evitando di ingabbiare il loro pensiero con senso comune, pregiudizi o nozioni preconcette. A quel punto esplorano ognuna di quelle possibilità nel corso della loro investigazione. Dubito che serva al motto spiegarti come pensa un detective, ma sarebbe saggio tenerla a mente finché hai intenzione di continuare a risolvere misteri. Visto che ci siamo, c'è qualcosa che vorresti chiedermi sul cadavere? Dovresti farlo adesso. Ah già, c'era una cosa che volevo chiederti. Prima stavo rileggendo il profilo di Mukuri Kusaba e in essa c'era la sua altezza, il peso e gli altri dati. Altezza 164 cm, peso 84 kg, busto 80 cm, vita 55 cm, fianchi 82 cm, corretto? Te li ricordavi a memoria? Quelle misure coincidono esattamente con questo corpo. Allora è davvero... In aggiunta c'è anche il tatuaggio del Fenrir, quindi direi che non c'è più ombra di dubbio. Questo corpo appartiene a Mukuri Kusaba. Oh. E quindi la mia teoria del finto cadavere va a quel paese. Bene. È tutto ciò che volevi sapere? Sì, credo di sì. In questo caso col cadavere abbiamo finito. Usciamo fuori di qui, Sigela. Ah, un momento, non dovremmo rimettere a posto il suo corpo. Non mi sembrerebbe bello lasciarla qui così. Non ti sembrerebbe bello? Te lo sei dimenticato? È una dei nostri nemici. È un membro della super ultra disperazione liceale. Ma è stata assassinata e questo la rende anche una vittima. Mai sentito il proverbio chi semina vento raccoglie tempesta? Cioè sì, hai ragione, eppure... Sei davvero ingenuo. Non smetterò mai di stupirmi per questo. Tuttavia il fatto che mi abbia dato una mano nel fare ciò non significa forse che anche lei è un po' ingenua usando le sue parole. E con questo abbiamo finito di indagare in questa stanza. D'ora in poi le nostre strade si divideranno di nuovo. Aspetta un attimo. Avevo ancora una cosa da chiederle. Dovevo chiederle di... Il quaderno, sì. Quel quaderno che ho trovato nella stanza degli armadietti. Dovevo scoprirlo. Perché mi è girato così? Devo farmi tutto il giro. Ehi, Kirigiri. C'è un'ultima cosa che vorrei davvero chiederti. E sarebbe? Sei assolutamente sicura di non essere mai entrata in contatto con tuo padre da quando sei arrivata qui? Che cosa? Che intendi dire con questo? Sai che c'è una stanza con degli armadietti al secondo piano del dormitorio, vero? Sì, ricordo. Anche se gli armadietti possono essere aperti solo con le lettere D del legittimo proprietario, no? Ho usato le lettere D di emergenza. Ah, quello che era nella stanza del preside. E cosa hai trovato in quegli armadietti? Un quaderno e, per quanto ne so, può essere appartenuto solo a te. E cosa te lo fa pensare? Come appena detto, solo il proprietario dell'armadietto può aprirlo, no? Ed è impossibile che quegli armadietti fossero stati assegnati a noi. Dopotutto siamo riusciti ad accedere solo di recente a quell'area. È quindi impossibile che io abbia potuto metterci qualcosa all'interno. Comunque, perché mai dovrei mettere un quaderno in un armadietto? Anche se... Sì, su questo hai ragione, il proprietario del quaderno si riferisce al preside come mio padre. Allora forse... Anche quei video erano veri? Video? Neji, sembra che tutti i pezzi del puzzle siano finiti al loro posto. Ci ho pensato adesso! Perché il quaderno dice... Ho parlato col preside mio padre, ma... Kirigiri non ha mai detto di essere figlia unica.
E mi sta anche venendo. Oh mio Dio. Magari Mukuro non era un membro della disperazione, ma era Kirigiri e la sua eventuale sorella. Che